Ben ritrovati, dopo la pausa natalizia sono di nuovo con voi. Lazio emergenza arsenico, sono gli abitanti di 128 comuni della regione, la maggior parte nella provincia di Viterbo, che non potranno più né bere né usare l'acqua del rubinetto contaminata da arsenico e fluoruri. Sempre nel Lazio taglia il bilancio dei vigili del fuoco, chiusi due presidi tra Latina e Frosinone. Latina, controllo del territorio, denunciate 8 persone. Ancora da Latina, è morto Alfonso Malinconico, allestita la camera ardente al tribunale. Rocca Gorga, manifestazione in ricordo dell'eccidio del 6 gennaio 1913. D'Aprilia, arrestato pregiudicato per resistenza a pubblico ufficiale. Dalla provincia di Caserta a Capua, i carabinieri hanno recuperato in abitazioni private 40 reperti archeologici rubati, mentre a Marcianise la tragedia dell'assurdo accoltella e uccide il vicino di casa perché il figlio aveva parcheggiato male il motorino. Dalla provincia di Latina a Fondi notificata un'ordinanza di arresto nei confronti di uno dei 3 cittadini romeni arrestati nei giorni scorsi per il tentato furto di rame presso la stazione ferroviaria. E sempre da Fondi, Acqua Latina, interruzione del flusso idrico. A Frosinone, 45 imprese su 65 sono in crisi, a rischio sono 5.000 lavoratori. A Cassino, per gli operai della Fiat, si apre il nuovo anno con la cassa integrazione. E in ultimo, da Sora, la polizia salva 13 bambini da un rogo presso una casa famiglia. Iniziamo dalla Regione Lazio. Dal 1 gennaio sono attivi nuovi parametri europei sulle acque potabili. Gli acquedotti che servono 128 comuni laziali si trovano così, fuori legge, troppo arsenico. E infatti sono in arrivo autobotti cariche di acqua potabile, ma l'emergenza non è nata certo ieri e ancora una volta sono i cittadini a pagare i ritardi. Bruxelles ha detto stop e l'inizio del 2013 sarà molto amaro per quasi 800.000 persone. Sono gli abitanti di 128 comuni del Lazio, la maggior parte nella provincia di Viterbo, che non potranno più né bere né usare l'acqua del rubinetto contaminata da arsenico e fluoruri. Autobotti in arrivo per mettere un piccolo dito nella falla dell'emergenza che in realtà dura da almeno 3 anni, da quando cioè l'Italia ha chiesto e ottenuto dall'Europa deroghe su deroghe. Bruxelles non ha ancora concesso appelli, a differenza di altre regioni che sono corse, subito ai ripari. E il Lazio si è fatto trovare, purtroppo distratto. Addirittura non sono stati ancora approvati i progetti dei depuratori necessari per pulire le acque da queste sostanze che, se ingerite in grosse quantità, possono essere nocive per la salute. L'Istituto Superiore di Sanità ha fatto sapere che i comuni dovranno provvedere a fornire la popolazione di 8-9 litri d'acqua al giorno e per il momento non sono previste soluzioni a breve termine. L'impianto necessario a depurare le acque è un dearsenificatore di poche decine di migliaia di euro da apporre all'acquedotto, ma i tempi di attesa saranno comunque lunghi. Secondo quanto denuncia Legambiente, in alcune zone particolarmente colpite dall'emergenza arsenico, l'arrivo dei primi dearsenificatori è previsto in questi giorni, mentre altri 13 arriveranno alla fine di marzo 2013. Purtroppo la realizzazione dei restanti 49 potabilizzatori si vedrà soltanto nell'anno 2014 per stessa ammissione della Regione. E
E rimaniamo ancora nel Lazio, vento di crisi nel settore della sicurezza pubblica con l'inizio del 2013, scatta a causa dei tagli al bilancio il piano di riduzione degli organici e delle strutture dei vigili del fuoco nel Lazio. Si comincia con la chiusura dal 3 gennaio di alcune caserme nel Frusinate, viene smantellato il distaccamento dei pompieri di Arce, dopo che venerdì 1 gennaio era stato chiuso quello di Castelforte in provincia di Latina, confinante con il territorio ciociaro e per questo utile alla sicurezza dell'intera area. Nei giorni 5-6 gennaio 2013, i militari del nucleo operativo e radiomobile del locale comando compagnia, stiamo parlando di Latina, a conclusione di mirati servizi finalizzati a contrastare in modo efficace il crescente fenomeno della guida in stato di ebbrezza, disposti dal comando provinciale Carabinieri, hanno deferito in stato di libertà 8 persone, tra le quali 2 di nazionalità romena per guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. Nella circostanza il personale operante ha proceduto al ritiro di 8 patenti e al sequestro amministrativo di un'autovettura. Rimaniamo ancora a Latina. È morto a 83 anni Alfonso Malinconico, giurista e magistrato con una lunga e prestigiosa carriera. La camera ardente è stata allestita nell'aula della Corte d'Assise del Tribunale di Latina per dare modo quindi all'intera città di rendere omaggio a Malinconico. Nella sua carriera di giudice ha avuto incarichi in molti importanti tribunali italiani, fino ad arrivare all'apice della sua carriera alla Corte di Cassazione. Alla famiglia vanno le nostre condoglianze. A Rocca Gorga ha organizzato una manifestazione, è stata organizzata a Rocca Gorga commemorativa dell'eccidio del 6 gennaio 1913. Durante una sommossa popolare vennero uccise dalle forze dell'ordine 7 persone della società agricola Savoia, tra cui un bimbo di 5 anni. A 100 anni dalla tragedia, l'amministrazione ha voluto ricordare l'evento con le autorità civili e militari. Dopo la deposizione della corona presso la fontana della rivolta, il sindaco Carlo Amici ha tenuto il discorso ufficiale. In conclusione, sono state consegnate le targhe commemorative ai familiari delle vittime dell'eccidio. Ad Aprilia, il 7 gennaio, i militari del locale reparto territoriale hanno tratto in arresto un 35enne del luogo, nulla facente pregiudicato, poiché resosi responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, a seguito di controllo, si è rifiutato di fornire le proprie generalità, opponendo una ferma resistenza e invenendo con violenza contro i 2 militari operanti, uno dei quali riportava lesioni giudicate guaribili in 5 giorni. L'arrestato, su disposizione dell'autorità giudiziaria procedente, è stato ristretto presso la Camera di Sicurezza in attesa di essere giudicato con rito direttissimo. Un salto nella provincia di Caserta. A Capua, i carabinieri della locale stazione, nel corso di un mirato servizio finalizzato alla prevenzione di furti di reperti archeologici, nonché recupero di oggetti storici di valore, hanno deferito in stato di libertà 2 persone. I militari dell'arma, infatti, a seguito di un'attività info-investigativa durante alcune perquisizioni effettuate presso rispettivi domicili dei sospettati, hanno rinvenuto complessivamente numero 40 reperti archeologici, tra cui piatti, vasellame vario e pezzi di colonne, tutti di epoca romana. Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Marcianise, la tragedia dell'assurdo, una tragedia accaduta stamane a Marcianise. Un uomo ha coltellato e ucciso il vicino di casa a seguito
di un violento diverbio per futili motivi. Non è ancora chiara la dinamica che ha provocato questa tragedia, che ha scioccato l'intera cittadina e fatto sprofondare nella disperazione la famiglia della vittima. Tutto sarebbe iniziato stamane, verso le 8:30 circa, quando tra due inquilini dello stesso stabile di uno dei condomini, ex case popolari ubicati nella centrale Via Verdi, a meno di 50 metri dal commissariato di Polizia di Stato di Marcianise, di Via Montevergine, e quindi è nato un violento diverbio riguardante motivi di vicinato, pare per questioni relative al parcheggio di uno scooter. Dopo le liti, uno dei due, un pensionato di 66 anni, Antonio Parolise, vedovo, già attenzionato alle forze dell'ordine, ha estratto un coltello pugnalando ripetutamente l'altro protagonista dello scontro e colpendolo alle spalle, danneggiandogli alcuni organi vitali. Alla lite avrebbe assistito anche un parente della vittima che, viste le condizioni disperate dell'uomo, ha provveduto assieme al figlio a trasportarlo presso il locale nosocomio, dove i sanitari hanno potuto prestare le prime operazioni di soccorso e di rianimazione. Poi la decisione di trasferirlo in un ospedale più attrezzato come il Cardarelli di Napoli, e nel trasporto in ambulanza l'uomo sarebbe spirato. La vittima, Carmine De Simone, aveva 53 anni e di professione faceva il bidello presso il ITCG Lener, da tutti ricordato come una persona mite. Lascia la moglie e tre figli, l'omicida, dopo essersi barricato in casa, si è arreso ed è stato fermato dalla polizia per omicidio volontario. Ora gli inquirenti stanno cercando di ricostruire, facendo riferimento anche alle testimonianze dei presenti, la dinamica che ha determinato questa incredibile tragedia. Il PM di turno della Procura di Santa Maria Capua Vetere sta ascoltando alcuni testimoni, in particolare gli inquilini del palazzo in cui vivevano la vittima e il suo aggressore. Stando al racconto di alcuni presenti, l'episodio si sarebbe verificato nel momento in cui l'anziano aggressore ha affrontato il 53enne chiedendo conto del perché il figlio continuasse a parcheggiare il motorino sotto la finestra della sua abitazione. Avrebbe quindi urlato che non voleva più vedere quel motorino. Quando il padre del ragazzo ha voltato le spalle, l'anziano ha impugnato due coltelli a scatto, di cui uno con una lama di 20 cm, e ha colpito ripetutamente la vittima alle spalle. Una coltellata, quella mortale, ha raggiunto il cuore. Il figlio della vittima, che pare avesse assistito alla lite dalla finestra, è sceso in cortile per prestare soccorso al genitore. E ritorniamo alla provincia di Latina, a Fondi. Il 5 gennaio i militari della locale stazione Carabinieri hanno tratto in arresto, in esecuzione di ordinanza dell'autorità giudiziaria di Napoli, uno dei tre cittadini nazionalità romena che il giorno 4 gennaio 2013 aveva tentato di mettere a segno in concorso con altri due connazionali un ingente furto di rame presso la stazione ferroviaria di Fondi. Nei suoi confronti pendeva il provvedimento restrittivo, non ancora eseguito a causa del suo stato di irreperibilità in ordine ai reati di associazione per delinquere finalizzata all'induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione mediante violenza, minaccia e inganno commessi in danno di cittadini romene, sempre a Napoli e da altri paesi dell'Est Europa tra il 2010 e il 2012. L'arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Latina a disposizione dell'autorità giudiziaria procedente. Rimaniamo ancora a Fondi, dove Acqua Latina informa che al fine di consentire lavori
di riparazione sulla condotta distributrice in via Appia Lato Itri nel comune di Fondi. Si effettuerà un'interruzione del flusso idrico dalle ore 9 alle ore 15 di giovedì 10 gennaio 2013. Le zone interessate dall'interruzione sono via Genni, via Vetrina, via Valle Rocca, località Querce e traverse collegate. Si verificherà inoltre un abbassamento di pressione del flusso idrico in via Arnale Rosso e traverse collegate. Si prevede la normalizzazione del servizio alle ore 15:30, salvo imprevisti di cui si darà pronta informazione. Dalla provincia di Latina alla provincia di Frosinone, 45 imprese su 65 nei soli settori tessile e manifatturiero in ciociaria sono in crisi tra CIGS, mobilità, cessazione di attività e fallimenti. Più di 5.000 su 9.000 occupati, circa il 60% solo in questi due comparti. Lavoratori a rischio, secondo i dati della Filctem CGIL, 3.500 direttamente, 967 in cassa integrazione ordinaria, 1.874 in cassa integrazione straordinaria, 271 in contratti di solidarietà, 744 posti in mobilità negli ultimi 2 anni. Intanto, lunedì 7 gennaio, non si torna in fabbrica alla Fiat di Cassino. Il nuovo anno, infatti, si apre con un giorno di cassa integrazione. L'attività comunque riprende lunedì 7 gennaio, mentre si attende di conoscere il piano industriale per il rilancio dello stabilimento, l'unico in Europa con un sistema logistico integrato. I sindacati continuano a premere per la produzione di nuovi modelli per avviare una nuova fase di sviluppo. Al momento, nello stabilimento di Cassino si realizzano la Bravo, la Delta e la Giulietta. Purtroppo si riparte da dove ci eravamo lasciati, polemizza il segretario provinciale della FIOM di Frosinone, Arcangelo Campagnoni, cioè dalla CIGS. Siamo preoccupati per il massiccio ricorso alla cassa integrazione. Chiacchiere a parte, non c'è ancora alcuna prospettiva concreta per il rilancio dello stabilimento. Alla Fiat di Piedimonte San Germano, in questo inizio d'anno, la produzione si fermerà 2 giorni a settimana, il lunedì e il venerdì, fino a nuova comunicazione dell'azienda. Per quanto riguarda invece il caso Videocon, la ex Videocon di Anagni, l'azienda dove si producevano i cinescopi per i televisori, è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Frosinone nei mesi scorsi. I 1.300 operai sono finiti in mobilità dopo la scadenza a metà dicembre della cassa integrazione straordinaria. Per l'ex Videocon, le organizzazioni sindacali hanno chiesto il riconoscimento di area di crisi, un accordo di programma e la proroga di 6 mesi della CIGS per i lavoratori. Intanto attende il tavolo istituzionale convocato per lunedì prossimo al Ministero dello Sviluppo Economico, dove sarà esaminato lo stato di crisi per la provincia di Frosinone. La provincia di Frosinone, dichiara Silvio Campoli del Filctem CGIL, sta subendo una crisi industriale di dimensione storica che ha nel settore manifatturiero quello più colpito e che nella vertenza della Videocon trova la sua rappresentazione più veritiera e drammatica. In questo scenario dobbiamo cercare elementi positivi sui quali puntare per ricostruire una prospettiva di nuovo sviluppo. E sulla grave crisi del lavoro in ciociaria, come le principali organizzazioni di categoria, anche la Chiesa è sempre più preoccupata. È un vero monito, arriva dall'abate di Monte Cassino, Don Piero Vitorelli. Auspico, dice, che si trovino soluzioni eque alle numerose problematiche occupazionali che in questo momento minacciano di gettare molte famiglie sulla strada e su tutto il territorio in una fase recessiva senza precedenti. La minaccia di chiusura del San Raffaele e delle cliniche private Villa Serena e San
quarantanna di forte ridimensionamento del personale in diverse aziende, la ventilata chiusura di alcuni uffici postali e tutte le situazioni simili sono sciagure da scongiurare. Mi appello quindi a tutti gli uomini di buona volontà che hanno in qualche modo potere e responsabilità di decidere o di fare da intermediari, continua sempre l'abate di Montecassino, affinché studino e scogitino e propongano strategie risolutive e che tengano conto equamente degli interessi e dei bisogni di tutti, che salvaguardino il lavoro, l'economia e la giustizia sociale del territorio, evitando le contrapposizioni, le violenze, i gesti estremi per il bene di tutti. L'abate, preoccupato per la situazione critica in cui versano in questo periodo tanti lavoratori nel territorio di Cassino, esprime solidarietà e vicinanza per loro e le loro famiglie. Privare un uomo del lavoro, conclude Don Pietro Vitorelli, significa privarlo della sua dignità e di un riconoscimento sociale di cui nessuno può fare a meno, pena l'emarginazione, il regresso, spesso la disperazione. L'ultima notizia per questa edizione: a Sora hanno rischiato la vita 13 bambini che occupano la casa famiglia. Durante la notte scorsa, infatti, si è sviluppato un pericoloso incendio partito da una delle stanze dello stabile. Momenti di terrore: in pochi minuti lenzuola, materassi, cuscini, coperte hanno preso fuoco e un soffocante fumo ha avvolto la casa famiglia. Scatta l'allarme al 113, immediatamente il personale del commissariato di Sora arriva sul posto e si adopera insieme all'educatore presente nella struttura per mettere in salvo i piccoli ospiti. Grazie alla tempestività dell'intervento i poliziotti riescono a portare i ragazzini all'esterno dell'immobile, nel frattempo andato completamente distrutto dalle fiamme, senza che nessuno riporti ferite. La prima ricostruzione sulla dinamica dei fatti conduce alla pista dolosa. Non si esclude infatti neanche l'ipotesi che ad appiccare il fuoco sia stato uno dei ragazzi ospiti. I giovani salvati sono stati tranquillizzati dagli agenti, che hanno provveduto già nella notte scorsa a trasferirli in altre strutture. Dopo il salvataggio i bambini hanno voluto stringere la mano ai loro eroi poliziotti e ringraziarli per essere scampati a quella che poteva essere una tragedia. È tutto per questa edizione del notiziario, grazie per averci seguito, l'appuntamento è a più tardi con la prossima edizione del Golfo News. Arrivederci.